Già spenta, sì, Check. briefing incendio motore fare. Allora, incendio motore non è acceso, vedo il fuoco al motore, 1800, cutoff, shut off, e poi al 1800 giri, allo spegnimento dello stesso, spengo tutto, magneti, master off e evacuo Evacuo l'aeromobile. 45 gradi. Esatto, invece non fosse acceso, Sì. è cutoff, shut off uguale, continuous shrinking. Però è da E motore. full throttle. Esatto. Se si accende, metto 1800 e faccio come prima. Sì. Ventina Se non si accende, praticamente magneti off, di cosa? secondi. Mantengo una ventina. Cioè, se non si avvia, Sì. continuo a mantenere un attimo il Continuous crank in ranking. maniera che si prenda tutta la benzina. Ok. E E dopo, poi ecco. off e È vado. corretto. Ok. Poi avviamento. Allora, frame inseriti, yes. Master on, e mettiamo anche lui dice di mettere anche l'alternatore subito Esatto, sotto anch'io metterei l'avviamento. così. Serbatoio più vuoto sono uguali, ma si gira lo stesso? Cosa dici? Ma possiamo fare il rullaggio, Facciamola. dopo, dopo lì Va facciamo bene. il cambio e rulliamo l'ultima parte con quello che decolliamo, Sì. così siamo certi. Ok. Miscela ricca. Yes. Cicchetto non è chiuso. Pompa on. Fuel pump. Sì, motore freddo da 2,5 cicli. Noi abbiamo il motore. Me ne fa far tre i ring di questi più o Ma meno. perché di solito decolli da freddo e adesso Da temperatura? Fanno 2,5 due, fanno cicli. due. 1, 2, poi manetta a 1 cm circa Corretto. e pompa off. Beacon on, guardare, sì. Vai. Beacon on, fammelo accendere. E beacon è questo, giusto? Anticollision. Anti-collision. Gridare via dall'elica e vai con lo standard. Allora, via dall'elica! Mano qua, esci giù a sinistra. Chiamata radio effettuare per me. Iniziate, prepariamo il foglio bianco. Posto Charlie Giulia, via Papa Alfa Juiz, parking, tutti con un board, pare di command Marcotti, we have first flight without flight plan, it will be Trento to Trento via Bosco Mantico, and we will rest more than 4 hours, ready taxi. Senti un cazzo, però bassissimo. 7 con Fox Charlie Giulia 30 Scott, riverranno in 36, wind is calm, KNH, correction, wind 350, 8 knots, KNH 1015, taxi to holding point out, and report 3. Bravo in 36, KNH 1015, we report, Alpha, Delta Echo, Fox Charlie Giulia. 8 nodi a nord. C'è un'umidità pazzesca. Sì, hai visto, però beh. Molto bene. Ok, allora prova motore. Dai, su, chiudi. Ok, Si è chiusa bene. porta chiusa. Ok, hai fatto un baricentro. Fatto baricentro. Ok, allora freni inseriti, cambio serbatoio sul pieno, via, mettiamo al left, anche se sono uguali. Giri motore 2000 giri. Controlla sempre anche fuori che non si muova quando aumenti i giri, perché magari sei concentrato lì e questo va. Allora, aria calda nel radiatore, calo, ritorna, miscela. Off, giù, su, si riprende, si stabilizza. Magneti, right, calo apprezzabile e riprende, left, calo praticamente uguale e riprende, perfetto, pressione a pompa vacuum, ci siamo, e giri motore al minimo, che non si spenga e poi a 1000. Yes, check. Torniamo a 1000. Molto bene. Ok,
Allora, pre-decoll abbiamo serbatoio semi pieno, l'abbiamo fatto, autopilota off. Allora, serbatoio più pieno, autopilota off, magneti both, yes, cinchetto bloccato, miscela ricca sì, aria carburatore fredda e off sì, flap prima tacca 10 gradi, yes, trim regolato perfetto, check, cintura allacciate, porta chiusa e bloccata, e bloccata, check, ok, comandi liberi, ok, corrisponde 7000, modalità alt, ci siamo, check, quindi sarebbe modalità alfa charlie, chiamata radio effettuare, quindi noi siamo ready for departure. Adesso mettiamo via sto qua, anche se mi serve dopo. Trend information delta, ecco, Foxtrot Charlie Juliet, hold point alfa, ready for departure. Charlie Juliet 3, backtrack 36, report line up and ready. Report line up, ready 36, then back, Charlie. Sierra 30, airborne 50, report Sierra 1, report Sierra 1, just hang up the broadcast. Pista libera e finale 1, libero, finale 2, libero. Check, check. Fare un check, allora sì, portano intanto 1005, così inizia a lavorare, okay, la vacuum eccetera, iniziamo. Qua ci sono, arco bianco, fammi mettere a posto, okay, questo altimetro fuori, vedi, 600, tac, tutto verde, tutto verde, mixture su, aria fredda, perfetto, ok, acceso, ci siamo, ok, information delta, ecco, forse non c'è di giugno, vedi, Delta Go Fox Charlie Juliet 30 3607. Taking off 6 Delta Go Fox Charlie. Take off power. Take off power. Set. 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 Check line. If it is an app. Okay. 60. 65. 65 rotate. Rotate. Okay. Positive climb. Decline. Manteniamo gli 80 per ora. Molto bene. Un altro positivo. A 1000 piedi pulisco. Gara. Portiamo prima 90. Sì. 1000 piedi, faccio correre un attimo. Devo cominciare giù del Trento. E vorrei 5, rivoluzione 1. Forza R1, Delta Echo, Forza Charlie Juliet. Voglio attacco l'altro però, Sierra 1, aspetta, ho finito, southbound, southbound. Questo 5000, 5000 piedi direzione sud. Ah, lì, stanno giù anche lui. Sì, viene, bosco. Ah, bene, bene. Ok, adesso sono. Allora, adesso comincio a ridurre 2005. Ok. Mettiamo una cruise power, corretto. Adesso faccio pompa. Pompa off. Mi senti tu? Sì. Pompa off. E landing off. Fuel pump off, landing light off, flaps up, landing. Ok, after take off checklist completed. Ok. Ok, vorrei fare un check. Allora, temperatura della pressione dell'olio è perfetta, temperatura dell'olio 103, in arco verde 190, pressione del carburante è in arco verde. E ci siamo. Il. Sono quasi a Sierra Point, sono il comunico. Mission Delta, ecco, Foster Charlie Julia, Sierra Point, 3500 feet, climbing, e southbound, leaving southbound, Delta, ecco, Foster Charlie Julia,
qui Padova, ciao, uno, due, quattro, uno, cinque, zero, quando te lo chiama, no, gli ripeti anche la frequenza. Ok. Ok, con Padova 1, 2, 4, 1, 5, 0, perché se per caso tu vai a spippolare e magari perdi la frequenza, adesso le sai a memoria tutto, domani siamo a Napoli, esatto. Ti perdi magari una frequenza, vai, cambi anche la seconda perché dici dopo vedo quella lì, non puoi più tornare né indietro né in avanti. Se non hai strumenti adeguati. Esatto, esatto. Di conseguenza li ripeti, che così se per caso l'hai capita male, la riporti male, loro ti correggono. Dopo faccio così, vado in ascolto, sento che la frequenza sia giusta, controllo da qua in questo caso. Mi dice, boh, perfetto, Padova info. Io in questo caso metterei anche la 124925 per esempio in stand-by, perché dopo quando andiamo di là sul lago è quella. Che gli hanno informazioni. Gli hanno informazioni, che è la stessa di Padova. Dunque ti senti 124925. 4, 9, 9, 2, 5. Esatto, perché noi andando esatto, perché siamo proprio sul confine. Qui abbiamo nella parte a destra abbiamo Padova, nella parte ad ovest abbiamo, noi essendo che andiamo a lavorare sul lago, abbiamo i due FIC, esatto, e però a un certo punto noi potremmo anche interessare radar, cioè radar, esatto, però quando siamo in frequenza con loro gli chiediamo, vorremmo interessare il radar. Ok. Adesso... che per ora stiamo in ascolto perché con le montagne. Senti. E cosa vuol dirti? 5.000? Sì, livelliamo 5.000. Ok. Ok, lo lascio accelerare un attimo. Quando arriva ai 110, 115, vado a ridurre. Okay, visto che siamo adesso livellati e siamo giusti, ci diamo una controllata anche che magari in salita non abbia precessionato un po', infatti lo è. Eccoli, 230, più croce, sì, ci siamo. Eccolo lì. Ci siamo sistemati, siamo livellati in aria calma, ne approfittiamo, tac, fatto. Mi trimo l'assetto. Corretto. Iniziamo a rallentarlo, dai, che così ci facciamo già un po' di virate anche aria, prima l'aria, perché andiamo ad abbassare i giri sotto i 2000, portiamo 1800 giri. Ok. Attenzione a non scendere. Più sul muro, man mano scende la velocità più incidenza abbiamo bisogno. Lido Creta, Vicenza to Lido Aerodrome. Ok, alziamolo ancora un attimo. Senti come già faccio un po'. Senti, vedi anche la palla come eccolo lì. Tieni il suo ancora, sta attenzione che stiamo scendendo, abbiamo bisogno di più motore, infatti, esatto, andiamo in secondo regime, continuiamo a alzare il muso, abbiamo bisogno di più potenza, vedi che stiamo scendendo, andiamo a recuperarcela senza prendere la velocità, dunque abbassiamo proprio leggermente il muso e andiamo a dare motore. Eccola lì, 2002. Ancora trend negativo, abbiamo bisogno di più motore, no? Secondo regime, okay. Esatto. Siamo ancora lì, vai, eccolo lì, teniamolo, riprendiamo, però attenzione sempre alla velocità, quindi è troppo adesso, no, tira su un attimo di più il muso, ok, perfetto, aspettiamo, aspetta ancora, intanto inizia a farti la tua virata in salita in volo lento, si sì, quasi solo di piede, esatto, dovrei portare a zero però, o no? Adesso aspetti un attimo perché è molto lento, no? Vedo. Vai, raddrizzalo, quando raddrizza attenzione, va a
salire di più. Eccoci qua. Ok. Okay. Abbiamo... sì, guarda il cassetto che abbiamo, vedi che... Perfetto, andiamo, andiamo a togliere un attimino di motore. Ok, sempre leggermente, ci giochiamo con i 100 giri fino ad andare a capirci. Bene, stiamo tornando a scendere sul muso, sul muso. Sul muso, e non diamo tanto motore perché siamo a una velocità più alta. Dunque, andiamo a mangiare quella velocità per mantenere la quota. Una volta prossima ai 70, iniziamo. Attenzione, siamo prossimi allo stallo. Ok? Eccoci lì, tienilo lì, tienilo lì. Senti, inizia a vibrare? C'è. Senti il volantino? Leggermente, ma c'è. Eccoci qua, tienilo, tienilo. Bravo. Più motore, più motore. Secondo regime, altri giri di motore, vedi che lo regge? Siamo in battere, eh? 67 stalla questo. Proviamo a uscirne. Dunque, aria, aria, aria off. Tutto motore. Vai, vai su col motore. Mantienilo, non farlo, non permettere di scendere perché tu devi uscire livellato. Dunque, velocità, velocità in aumento. Non perdo la quota. E dopo, una volta che ho mantenuto la quota, eccetera, vado ad abbassare leggermente il muso, bloccare la discesa e avrò l'aumento di velocità. Esatto. Attenzione che te lo troverai tutto fuori grimbo ovviamente. Sto lavorando. Esatto, bravissimo. Ancora giù, la lasci salire fino ai 110. Okay. Eccolo lì. E lì, tac, andiamo a tornare a potenza di crociera e mi ritrimbo l'aeroplano per il nuovo assetto di crociera. Okay. Potenza e assetto crociera. Ok. November 29, io... Questo è l'assetto di crociera, 2350, l'uso più è così, e eccolo lì. Milano, Ligia Italia, ci siamo, perfetto. Lo teniamo così, bene. Adesso aspettiamo ad avere un attimo più di spazio, quando arriviamo in zona, ci facciamo un 360 che guardiamo traffici, o guardiamo, non dovrebbe esserci tanto, anche comunque la visibilità non è il massimo. Ci facciamo l'esame check, controlliamo l'attitudine, gli strumenti, ci facciamo un check completo prima degli stalli e dopo iniziamo a stare nell'area di manovra e stagliamo. Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet Milano, buongiorno, l'H1014, avanti un messaggio. 1014, Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, via 28, 4 ore di autonomia, volo QSR, senza piano di volo, 3030 via Boscomantico, passando dal lago di Garda e manterrà la zona del centro lago dai 5.000 ai 4.000 piedi per circa 20 minuti. Tutto copiato, Delta Charlie Juliet, ti porti lasciando il lago. Ti porterà lasciando il lago, Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet. E Milano Delta Roma, poi ok, con la com loro. E la macchina del monte gli ho detto guarda che interesso questa parte su questa zona nella parte centro lago, dunque lui sa che siamo sopra questa parte, ok? Sì. Perché lui dice qua non può entrarci, di conseguenza lui sa che il centro lago la parte è questa, lui sa che ha un traffico in questa zona che copre quella quota per circa 20 primi, dunque ha un'idea, dunque se ha qualcun altro in ascolto dice no guarda ti consiglio di scendere e salire e siamo più sicuri possibile, certo, no? Certo. Per quello che possiamo essere sicuri in un golf fuori controllo. Chiaro, configurazione pulita. Perfetto, allora intanto iniziamo a darci un'occhiata. Siamo a 5.000. Abbiamo abbastanza... La visibilità ce n'è direi abbastanza. Abbiamo sotto controllo, esatto. 10 km ci sono. Andiamo a controllare serbatoio. Aspettiamo. No, possiamo anche andare a cambiare. Siamo a mezz'ora. Fuel pump on. Cambio del serbatoio, flusso, India, sì. Spengo l'H1014, riporti 3, ok, dunque abbiamo serbatoio destro, controllo il giro del motore, controllo tutto a posto, perfetto, temperatura c'è, la pressione dell'olio c'è, bene, ci facciamo 360 gradi per controllare gli ostacoli che magari adesso ce li abbiamo coperti dall'ala, eccetera, India 64.
490, mi dà la quota e si è copiato il traffico? 2000, copiato il traffico, l'indice 490. Ma che merda, ragazzi. Sì. Roger, umido. Il traffico non porta, Tango Sierra 2500 pini, conferma? Io non ho visto nulla, no, di rilevabile. Niente. E ci siamo. Ma che smettata, no, vabbè. Ok. Quella lì è la tua scia, quella che ti dicevo la tua volta a lezione. Quale? Quella che abbiamo preso. Sì. Era la scia. Ah, la mia di prima, che figata. Addirittura l'abbiamo fatto così, esatto, bene che siamo... Esatto. Bello, bello. Ok, bene. Cominciamo. Cosa facciamo? E metto l'assetto. La prima cosa qual è? Aria, bravo. Perché devo alzare e man mano perdo, eccolo lì, prossimo allo stallo, aria calda, off, off, via, sostengo, 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 buffet, c'è, stallo, stallo, giù, lascio scendere, sotto l'orizzonte, tutto motore, vado a portare sul motore, attenzione allo stallo secondario, speed check, check. Lo sostengo, sostengo, non troppo sopra l'orizzonte il muso, lascialo un attimo, eccolo lì, speed check, e eccoci qua. Ok. Perfetto. Persi, 200 piedi. Ottimo. 5, ne facciamo un altro. Sempre alla stessa maniera. Allora, aria calda. Bravo. Tac, rinnovo motore, nel frattempo piano, nel frattempo sostengo. Mantengo la quota. Siamo a 500. Dovrebbe arrivare il buffet. Correzione ai 2-2. Eccolo. Eccolo. Vado ancora. Tac, 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 tac. Stallo. Eccolo lì. Madonna, giù. Motore. Un poco sotto l'orizzonte. Speed. Full throttle. Recupero la velocità. 200 qualcosa pili. Sì, sì, perfetto. Ci siamo. E l'aria calda. Off. Quello. Vedi, mi è sfuggita quella. Non è un problema, la manovra è stata fatta, la velocità ce l'avevi, ricordatela. Anche perché rischi magari di non controllarla dopo e volare con l'aria calda. Attenzione alla quota, 5000. Facciamo una virata destra di 180 gradi. Vai. Adesso facciamo uno stallo sull'orizzonte, prima lo facciamo insieme perché non penso che tu non l'abbia mai visto, perché di solito... Allora, aria calda, okay. Trottoli in idle, turning south,
permetto di scendere, non gli permetto di scendere. Vengo lì, velocità in diminuzione. Prossimo allo stallo, aria calda off. 122.005. Stallo all'aeroplano, tutto motore, blocco, blocco. Tutto lì, quello lì. Sostengo, lo tengo sull'orizzonte, 100 piedi. Ok? Ok. Vedi che sei molto più, vedi, hai visto la velocità come sale lentamente? Sì. Va su molto più lento perché tu gli blocchi la discesa quando ti vedi l'orizzonte passare. Cioè ripetimi un attimo la procedura. Rifacciamo, rimetti in idle. Allora, torniamo, siamo no, a 5-2 adesso. Ok, aria calda, on. Throttle in idle. Ok. Sostieni. Sostengo l'aeroplano, intanto me lo porto un attimo a 5-2, eccolo. Aspetto. Aspetto di scendere. Decollato da Gattinara, interesse della tizia di camere, è corretto? Prossimo allo stallo, aria calda off. Okay. Faccio stallare l'aeroplano, tutto motore, lo blocco appena sotto l'orizzonte, sostengo, velocità in aumento, e vado a bloccare. 100 piedi. Controllo in volo del... Perfetto. Ok. Interessa la tizia di camere, è corretto? Guardati l'orizzonte, prenditi quello esterno, non questo, prendi tu quello esterno, fai così, guardi e dopo. È che non è così bello limpido, ma comunque. Eh sì, infatti. Allora, aria calda, idle, sostengo. Sostengo, sostengo. Aria off. Aria off. Romeo 101 e plano, full throttle, sostengo, sostengo, sostengo appena sotto l'orizzonte. Velocità in aumento. Esatto. Ci siamo. Sì, dai, 100 piedi. La metà, vai meno della metà di lavorare. Bene, bene. Sì, sì, è. Non è molto diverso dall'altro. Non è molto diverso, è che se lo fai con qualcuno che non ha magari molte esperienze in volo, che sono le prime volte, e tende a stallarti. No, tende a stallarti, stai meglio con l'altro. Perché devi stallare sempre vari. Eh sì. Beh, certo, perché chiami prima. Esatto, perché devi controllare. Virata a sinistra, 180. Iniziamo una discesa per i 2500 piedi. India 6490, una buona giornata. Grazie a voi. L'aria calda, aspetta, scusa, devo scendere? Sì. No, no, ma no, no, io ho parlato dopo, dopo la virata, dicevo. Già adesso parliamo di scesa. Sì, 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 scendiamo, okay. Scendiamo. Okay. Dobbiamo scendere a 2.5, noi non possiamo passare a Punta San Vigilio sotto i 2.5, dunque okay. Dobbiamo fare 2.500 piedi, è meglio scendere. Zira, Salzira, Nafterli, Mendo, Riva, Mike. Oh, that's Zira, Salzira, what's the point following Lima, India, metto 1.500. Va bene. Diamo una set per tenere. Anche qua no, ho fatto con i link varie set, sì. No? E per 6 passeggeri a bordo di tutto lo tieni magari a 90 e noi che abbiamo un po' più fretta lo teniamo anche a 100. Esatto. Più alta la velocità, più ti aumenta il lato, tu riducendo la velocità vai a sacrificare il lato, oppure lo gestisci perché la quota va gestita con la potenza, non con l'assetto. L'assetto gestisce la velocità. Pitch for speed, power for alto. Bravissimo. Andiamo su Bardolino, li chiamiamo Bardolino, 2500 piedi, prossimi, beh, no, gli dici solo lascia la zona lago, dopo più avanti ti diranno loro se passare direttamente su Padova, cioè su Bosco Mantico, se vogliono Padova o quello che è. Vai, Milano informazione adesso, giusto? Sì, dice informazione, c'è Bardolino. Bardolino 2500 piedi sta lasciando la zona inbound Bosco Mantico, e loro ti dicono se passare a frequenza o cosa vogliono che fai. Ok. Delta Eco Fox, Charlie Juliet, Milano Delta Eco Fox, Charlie Juliet, Bartolino, 2500 metri, direzione est, inbound, 2500 piedi, perdono, direzione est, inbound, Bosco Mantico, Ripeto, 2500 piedi,
ricevuto, richiami Bosco Mattico per il cambio frequenza. Richiamerà Bosco Mattico per cambio frequenza del telefono. Lui vuole che il contatto con lui lo chiudi a Bussolengo, che è il punto d'ingresso per Bosco. Facciamo un approccio, un briefing di avvicinamento dell'aeroporto. Allora, prendi la cartina dell'aeroporto, no, l'avvicinamento dell'aeroporto, briefing di avvicinamento. Dunque, siamo in avvicinamento all'aeroporto di Verona Bosco Mantico. Abbiamo la cartina del... attenzione. Abbiamo la cartina del 28 maggio 2021, la radio è 125255, ce l'abbiamo settata in stand-by, l'aeroporto ha un'elevazione di 286 piedi, dunque il circuito sarà di qua a 1300 piedi indicati, sì. Abbiamo 1014 metri di pista, è più che sufficiente per il nostro aeroplano, sono 1014 in asfalto, sì. Ha una larghezza, se non erro, di 22 metri, cos'è? 1014 per 22, una larghezza in pista di 22 metri, e la particolarità di questo aeroporto quale può essere? Abbiamo un circuito destro 2-6, dunque lo facciamo dalla parte nord della pista, e un circuito sinistro stando sempre dalla parte nord della pista in caso di 0-8. I punti di ingresso ad ovest è Bussolengo, che è quello lì che abbiamo davanti, quel centro lì con che vediamo già l'hotel, quel paese lì, e là abbiamo l'aeroporto, che è quello là. Là a nord c'è il punto di ingresso nord, che è Negrar, nel caso di scavalcassimo le colline abbiamo il punto di uscita est, che è Montorio. Ok, da sud non ci entri perché sei la franca, eh? Esatto, iniziamo a scendere a 2000 e intanto chiamiamo Milano Informazioni, diciamo prossimi a Bussolengo, pronti per il cambio, pronti per il cambio frequenza con Bosco Radio sull'125255. Hai visto che hai riunito tutte le informazioni? Hai fatto una chiamata e gli hai detto dove stai andando, gli hai riportato la quota poco fa, esatto, gli hai detto le frequenze, lì se uno sbaglia uno ti corregge subito e hai una correzione all'errore immediato, non dopo. Bravo. Io farei l'approccio checklist adesso, no? Sì, però attenzione, perché nel caso ci diano il sottovento saremo troppo in anticipo, cioè se abbiamo il sottovento destro 2-6 per esempio è troppo in anticipo, è troppo presto per accendere pompe e tutto, però possiamo farla e magari dire teniamo in stand-by e intanto ce la rinfreschiamo, sempre stare davanti all'aereo, bello questa cosa. Okay. Vai, falla. Allora, serbatoio più pieno, io adesso ho il destro, sono praticamente uguali, però teniamo il destro. Autopilota off, magneti both, yes, pompa e faro on, aspettiamo un attimino e basta, la carburatura è calda se è necessario, la mettiamo dopo e quindi lo rifaccio quando arrivo. Esatto. Comunico con Bosco. Aspetta un attimo, sì. Scendiamo 1005. Can you repeat your call sign? It's Delta Echo Romeo Delta Hotel, how do you read me now? Delta Echo Romeo Delta Hotel, now 5 out 5, so go ahead. Wonderful, we are presently 10 miles out for full stop coming from the Echo Delta 60 kilo with flight plan. Delta Hotel, copy, preparation runway 26, wind 2703 knots, Quinice 1013, report joining a right and downway 26. No, 26 è sentito. Era 26 la... Vai. Bosco Radio, buongiorno, da India Alfa Charlie Victor Romeo. Alfa Charlie Victor Romeo, buongiorno a te, avanti. India Alfa Charlie Victor Romeo, Charlie 172, senza piano di volo per un Bosco. Aeroporto in vista? Due le persone lo a bordo, vedi? Volo turistico, pilota in comando. Là, questo è Bussolengo? Sì. E adesso gli chiami Bussolengo, la Franca, per la pista preferenziale la 26, ora vento calmo, l'H1013, Bussolengo, prendiamo. Vai. Bosco, Delta Echo, Foxtrot Charlie Juliet,
sono in 2500 piedi in avvicinamento. Correzione, 1500 piedi in avvicinamento. Delta Eco Foxtrot, Charlie Juliet, Bosco Buongiorno, te avanti le intenzioni? Ciao, ciao. Delta Eco Foxtrot, Charlie Juliet, sarebbe per un paio di dita cieco sul vostro campo, 1500 piedi questo elenco. Charlie Juliet è ricevuto, riporta entrando in sottovento destro, pista 26 di fronte di un altro traffico, un Papa Alfa 46 da nord per il sottovento destro 26. È lì. Copiato il traffico, non in vista, si riporterà ingresso sottovento destro 26 in via Delta Eco Fox, Charlie Juliet. Non lo vedo. Charlie Victor Roma, attraversamento di direzione, riporta pronto la partenza, pista 26. C'è un traffico che decolla e uno che scende da nord. Riporterà fino a 26. Vedi quelle casette sul quel gruppo di case di quello lì è Monte Rico, dunque io normalmente lo tengo come punto di mira perché va a darmi una separazione abbastanza buona. Iniziamo a portare l'aereo a 1300 piedi, che è la quota circuito, abbiamo detto dal briefing, giusto? Giusto. Ottimo. 1000 piedi sopra l'elevazione. Corretto. Allora, io tiro giù l'aria calda. Aria calda. On. Andare a 1300. Qua io comincerei a farlo quello del sottovento. Sì, adesso sì. Ok, quindi abbiamo fatto serbatoio pipino, sì, pilota off, sì, magneti pozzi, sì, pompa e faro, vai, pompa e faro. E miscele a ricca, yes, sto guardando check. Aria calda l'abbiamo messa, flap, invece dopo ancora siamo in arco bianco. Vai. Siamo già in arco bianco. Vai, la prima attacca. Speed check, flap down. Dai motore teniamo dai 100 ai 90. Più motore. Delta, e non perdiamo quota. Delta, 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 Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet copy, report on final 26, the other traffic is joining now, long final 26, 4 miles out. Bene. Traffic not inside, we turn to left and we are the number 2. Ah, siamo in 2, eh? Non rischiamo per non metterlo in difficoltà. Eccolo là, lo vedi? C'è, minchia. Facciamo un 360 e ritorniamo. Sì. Più potenza o non prendere quota? Non prendere quota. Ok. Vai, sinistra, continuiamo. Siamo un 360. No, ritorniamo da qua. Ormai siamo già configurati tutto. Sì. Adesso dovresti fare 190 tanti. Per Fratelli Victor Rommel, l'allineamento del decollo 26 a discrezione, ora vento calmo. Ricevuto. Ok, 1500 giri. Virata. Lascio. In realtà sostengo il muso per rivendere ben giù di più. Sì. Sostengo il muso per i 90. Sì.
Flappa 20. Attacca. 90 la velocità. Cioè, altro che sostenere. Presa. Guarda, si guarda, sa, guarda, scusa, c'è qualcosa che non va? Allora, Riccardo, la landing c'è. Sotto d'attacca c'è. E la potenza? Potenza quasi 2000. Quasi 2000. Guarda dove sta. Cara. Caro, Adesso la prendo lei, facciamo. Vai, togli più motore. Dai. Togli già di più, correggi allora, prima. Attacca. Aspetta. Era per finale 26 le delta Charlie Juliet per Tachengo. La dritta Charlie Juliet per Tachengo 26 a discrezione, vento calmo 80. Ci siamo, guarda che pesa questo. No, no, stai in aereo. Stai in aereo. Hotel hold position traffic in final to 6. Ok, con il motore iniziamo a diminuire il radio. Idol. Center line il più possibile. Flappa 10, flappa 10 prima. Hai ragione. Tutto motore. Tutto motore, aria spenta, via. Bravo. Chiamare. Teniamo 80, 85. Oh, 200 giri, 44. Hai visto? Porca troia. Una volta raggiunti almeno i 500 piedi ground, vedi, siamo a 900 adesso, pulisci l'aeroplano, velocità esatto in salita per i 90, flaps up, full pump off, landing light off, after take off checklist completed e viviamo. Calma, mi porto i 1300. Iniziamo a fare magneti, magneti boat, master on, full pump on, landing light on. Ok, aria calda on e avanti, livelliamo, arco bianco, flappa 10, molto bene, anche 2200 giri, 2100-2200, un po' pressa poco, non chiudere troppo perché infatti, se per caso ti trovi alto, adesso hai ancora il motore, hai quella fortuna lì. Dagli un po' più di motore, qui 100 giri, eccolo lì, tienilo lì, non sale, non scende, sono 95, presso poco, dai, ci siamo, 45 gradi, primo motore, 1500 giri e mi trovo l'assetto per mantenere i 90 miglia per ora in base, tac, flap, bravissimo. Ok, eccoci qua, trovo l'assetto per i 90, se ho bisogno di trim mi aiuto col trim, se no me lo tengo, se preferisco sulle mani me lo tengo sulle mani. Considera che un ingresso in finale presso poco deve essere fatto intorno ai 500 AGL, dunque sugli 800 indicati qua. Guarda come siamo. Prenditi anche dei riferimenti, inizia a farti. Charlie Juliet, Delta Tango 26 a discrezione, vento 3004 nodi. Flappa 30, attenzione alla velocità, ok, per gli 80 adesso. Center line, aria calda off. Certi di arrivare in pista, trottoli in idle. Lascia
tetto suolo questo, bravissimo. Flap, flap a 10, bravo, e via. Attenzione a non aver l'istinto del motore subito, perché okay. Rotate, positive climb, perché l'istinto è di dar motore perché vuoi andare via, sì, però con tutti quei flap fuori si imbarca. Molto meglio questo, hai visto? Sì. La gestione, e ci si è fatto anche tutto più lento. Prima uscivamo anche da un 360, c'era più carico, no? Bravo Matteo però, eh? No, insomma, dai. Ok, sotto nero. Volta giusta. Arco bianco, attacca. Sì. Master. Master on, magneti boot, landing light on, fuel pumps on, aria calda del carburatore off, on, giusto, e dopo abbiamo bisogno di più velocità perché siamo saliti un attimino, dunque andiamo a riprendere un attimo di velocità per quei 100 piedi lì e diamo qualche giro in più perché livellato intorno ai 2100 giri non riesce, abbiamo visto che oggi con la giornata di oggi non riesce a mantenere i 100. Atterriamo con 10 gradi di flap. Va bene. Quindi la velocità un pochino maggiore sui 70. Sì, teniamo 85. 85. Ok, visto. Cosa ci aspettiamo? Un minor back e una maggiore velocità. E che scenda? Più o meno? Come? Scende di più o di meno? Meno. Scende di meno, di conseguenza gli tolgo subito del motore in più, esatto. Perché sennò arrivo alto. Concentrati sull'aereo, qua ci penso io. Mirato finale. Finale 26, delta Charlie Juliet. Delta Charlie Juliet, Tango 26 a discrezione 3003 nodi, il vento. Hai visto che alla fine si sta molto meglio qua con il vento come sì, ti... è vero. Hai visto? Idol, eh? Sono in idol. Ma sei già in idol, bravo. Allora rallentiamolo sugli 85 e facciamolo scendere. Eccolo lì. Centerline. Attenzione che potresti avere un po' di effetto suolo, Ok. E lo gestisci sostenendolo e lasciandolo lì, lo lasci lì. Non farlo salire. Bravo, pesantino. Aria. No, posto, sono già 10. Vai, bravo. Take off power. Set. Check. Rotate. Ok, i freni quando dopo guardate un positivo, che così puoi anche le ruote. Sì, no. Molto bene. Molto bene. Eccoci lì. Fuel pump off e then light off. After take off checklist completi. Portiamo 2500 giri. Così mettiamo in cruise, tanto abbiamo visto che ci arriviamo tranquillamente. Ok, virata in controbase. Approaching altitude. E virata. Ingresso sotto vento destro 26, delta Eco Fox Hotel. Delta Charlie Juliet, riporta finale 26. Sono, quindi aria calda, bomba, landing, sì.
tacca in arco bianco. Siamo in arco bianco. Check. Preciso con la quota, eh? Sì. Arrivi alto, ci mangiamo la pista. Prova a gestirtela te. Okay. Che ti prendi dei parametri, sì, base, sì. Se mai riattacchiamo e dopo. Va bene. Oh, oh. 10 gradi, eh? Sì. Sì. Prendi un casomai. Certo. Giulietta 526 a discrezione, vento calmo. Full flap. Presentato 20-20. Vai, full. E adesso ti prendi gli 80, perché tu mettendo il full ti va subito agli 80 dai 90, quando tu vai a dar tutta quella resistenza lì. Sì. Eccola qua. Aria calda, off. Flaps 10 gradi. Corretto. No. Sì, giusto, vai. Take off power. Take off.